Giunova ha provveduto ad emanare un bando, è il quinto, che è molto importante per quanto riguarda i buoni spese per le partite, per le famiglie bisognose. Ne parliamo con l'assessore alle politiche sociali, che è Lidia Albani. Esattamente, siamo al quinto avviso per i buoni spesa, grazie ai fondi statali. E fino adesso ne abbiamo fatti quattro e abbiamo erogato circa buoni per 850 nuclei familiari. Questo avviso, il quinto, è aperto fino al 22 marzo, si potrà fare domanda appunto entro le ore 14 del 22 marzo e potranno partecipare anche coloro che hanno partecipato ai bandi precedenti, però andranno evidentemente in coda rispetto a chi non ha mai usufruito del beneficio. Cosa corrisponde ogni bando? No, ogni bando, ogni buono. Allora, in base ai componenti del nucleo familiare, si parte dai 140 euro per i nuclei composti da una sola persona, fino a 480 euro per i nuclei composti da 5 o più persone. Cioè, questo è il quinto bando che dà un senso che c'è anche una soglia alta di povertà a Giulianova, oppure le famiglie hai detto che possono bissare le richieste? Sì, no, no, allora, nella maggior parte dei casi, anche negli avvisi precedenti, ci sono stati molti nuclei che hanno, diciamo, ripetuto la domanda. E, sicuramente è una misura, fondamentale in questo periodo di grave difficoltà, che, oltre a sanitaria, anche economica, che oramai dura appunto da un anno. E che vuol dire questo? Che potreste continuare? E dipende ovviamente dai fondi statali. Non credo che con questo quinto avviso esauriremo i fondi a disposizione, che sono circa 96.000 euro, probabilmente quindi ce ne sarà un sesto.